veramente selettiva. Oggi è stato fatto un bel lavoro, portato giù tutto il materiale per montare la pompa e preparare il campo. E ottimi risultati. Romeo sta pompando, il sifone sta calando di livello a vista d'occhio, ragazzi, a vista d'occhio. Vuoi dire qualcosa? Progetto pompa, viva le donne, ho detto tutto. Sta cronometrando, quant'è? No, sono 20 minuti che stiamo parlando. Il rematore qua. Romy, di qualcosa al popolo degli Spelio. Ragazzi, anche se un Spelio normale come me è arrivato qua, tutto meglio dei campi russi. Ma sta scendendo. A vista d'occhio. Dai, sì, guarda, al massimo un'ora. Già così passiamo, se vogliamo. Dai, William, dici qualcosa a questo punto. È sempre dura qua. Siamo a scuola, ma stiamo sul termine. Senti che aria! Senti che aria! Basta! Minchia, vai Alex, vai! Vai, giallo di là ragazzi, giallo di là, adesso lo seguo, adesso lo seguo. No, andiamo a vedere ragazzi, fammi dammi luce lì dietro. No, andiamo a vedere, fammi passare. Passiamo davanti a Gianlu che si sta già preparando ad armare. Alex invece sta già scendendo in libera. Sotto. Eccola, si vede adesso. E qua la galleria ragazzi, guardate che galleria là, alla stessa altezza. Oh, là potrebbe essere bello per il campo forse. Ragazzi, siamo di là. Oh, l'avete passato comunque? Sembra che si sia passato. Sì, un po' sì. No, ma prima passavi con la testa. Sì, dovevi andare. Romy, minchia, ma che cazzo. Oh, ma che cazzo sei di là? No, non c'è una testa. Un salone della Madonna. Ma sono sceso. Sì, stavo scendendo. No, stiamo arrivando adesso, ma un salone della Madonna, Cioè, è cambiato proprio. È un altro mondo, come diceva Badino. Questa è la porta praticamente che divide due mondi. Questo è un video, qualcuno vuol dire qualcosa ragazzi? Chiedi? Nessuno che dice. Oh, che ora siamo. Vabbè, e quando siamo passati? Adesso. Alle ore 5 del pomeriggio. 5 sì, all'ora del tè. Grande. Ieri, giorno della Befana, è stato abbattuto l'ultimo muro. Badino l'aveva, diciamo, supposto circa 20 anni fa. Correggetemi se sbaglio. Che praticamente Viva le Donne aveva due, c'erano due mondi distinti, uno era quello sopra, quello del Moncodeno, diciamo fino qua al campo di 1900, poi c'era, c'erano diversi tratti stretti con molta aria, in cui qui fa parte lo pseudo sifone, alcuni tratti allagati, Puccioschi, il sifone della pompa che abbiamo appena svuotato. E di là ragazzi si è aperto un altro mondo, è esattamente come una clessidra che ha due spazi e nel mezzo ha tutto questo restringimento che potrebbe essere rappresentato da, è il ramo del cobra, ok? E di là si è aperto il mondo, siamo arrivati in delle gallerie davvero 6x6, ma si vede chiaramente che è un'altra grotta. Più forte, abbiamo rifatto il percorso di Davide, okay. Tutto confermato. Sono arrivati in una grande galleria e poi un pozzone con la folla. Siamo scesi giù e la folla continua ad andare
giù in basso, avevamo la corda, abbiamo deciso di fare un traverso nel pozzone, abbiamo beccato un'altra galleria grande, da lì partiva una rete di gallerie freatiche grandissime, dimensioni notevoli, tutte con tanta aria, e altri arrivi a un'altra folla che scendeva giù e non siamo riusciti a scendere. Poi ci siamo venuti via perché non c'era più tempo, non c'era più materiale. Il pozzo nuovo l'abbiamo dedicato a Basua. Oh Alex, com'è andata oggi? Dai, racconta. Bellissimo. Galleria. Te l'aspettavi una roba del genere? Non pensavamo, cioè speravamo sì, pensavamo no. No, ma è fatto bello poi perché veramente è una rete. C'è per 10 anni di esplorazione. Una quantità d'aria in delle gallerie grandi, un'aria forte. Esatto. Ma che comunque le gallerie gli abbiamo dato il nome, dillo Luca. Autostrada del Sole. Perché? Oltre al progetto in Grigna ha contribuito tanti membri da tutta Italia. Da tutta Italia. Va bene? Ah oh, anche San Marino. Anche San Marino, persino gli extracomunitari. Anche i rumeni, eh? Anche i rumeni. Ma i rumeni fanno parte della comunità. Sì, San Marino. Anche vai. Nessuno, abbiamo svuotato Simone.